Ed ecco che oggi ritorno con l'appuntamento del blog Quattro Chiacchiere con Mauriziano, dove intervisto, diciamo, le frociarole donne famose che più mi piacciono, ma che vedo che piacciono anche a voi. Oggi è il giorno di una attrice italiana molto famosa. Sto parlando di Cinzia Leone. Il suo nome già si presenta da solo, ma io vorrei subito entrare nel vivo con lei, quindi la chiamiamo? Vediamo se ora risponde. Sì. Pronto Cinzia? Ciao, Oi sono Mauriziano. Maurizio, bello, come va? Molto bene, te come va Cinzia? Io Bene, grazie, de bene. devo dire che finalmente, finalmente sono riuscito a prenderti e avere del tempo per intervistarti. È stato un po' difficile. È stato difficile perché tutto in questa vita È è molto difficile. difficile. Bene, Tutto è difficile, quindi non poteva non essere difficile anche per noi. Qualsiasi cosa è difficile, No, però co qualsiasi. come hai visto io non mi sono perso d'animo, ma ci sono No. stato dietro, ho detto no, Cinzia deve essere mia almeno per 10 minuti della mia vita, quindi E basta. infatti sei stato paziente e determinato e ce l'hai fatta, E ce l'ho perché fatta. poi e ce l'hai fatta, eccoci qua, finalmente ce l'abbiamo fatta. Senti, Ma Cinzia, perché fa freddo? Perché fa così freddo? ma tu sei Perché? a Roma, vero, no? È certo che sto a Roma. Certo che sei a Roma, no, io sono a Firenze e devo dire che il tempo oggi qui è molto buono, c'è un bel sole, fa anche un certo calduccio, diciamo, nell'aria. Te Ma dai, veramente? lo giuro, guarda, No, se vuoi io venire, invece vieni no, qua, qui ci a prendiamo Roma. un tè, siamo a calduccio. Va bene, no, qui a Roma c'è il sole. C'è il Ok. sole, ma è freddo. Madonna. Sì, ma in questi giorni comunque ha fatto freddo anche qua, anche l'altro ieri, se non sbaglio, ieri, che non era tanto buon tempo, insomma, era una No, situazione un po' era così. sempre freddo. Il problema è il freddo perché la verità è che ormai il clima va per affrontare questo clima. L'unica è girare col camper, cioè lasciare la casa, Guarda. abbattere l'idea e la necessità di una casa, Sì. comprasse un camper, lo carichi di tutta la roba che ti serve, cioè hai sempre appresso. Guarda. Siccome fra 2 ore potrebbe diventare estate, potrebbe venire voglia di fan Ok. bagno, se ti serve il costume, sali nel camper, prendi il costume e te lo metti. E vai dalla località di mare, fate il gioco, no? Comunque Certo, no, no, non è la località di mare, avviene proprio nella stessa città dove 2 ore prima aveva nevicato. no, Qui, figurati. però, non so che succeda, Ciao, pronto? no, ti sento, ti sento. No, ma ogni tanto subentra un suono, Lo sai cosa deve essere, come... secondo me? Forse qualcuno che ti Cosa? prova a chiamare sotto, ma te ora non gli risponderai? No, ma certo, no, ma non mi può chiamare sotto perché questo è un telefono normale, grazie a Dio, quindi non si può, non Allora, è il guarda, no, no, cellulare. non ti saprei dire, diciamo che non saprei dirti come mai questo, però noi facciamo finta di nulla E andiamo e avanti. andiamo Se avanti. The ogni show must tanto però go on. mi sentite che mi ammutolisco, non è che c'è una grave malattia, è che c'è il suo suono e quindi mi sto domandando chi è. Allora, senti, Cinzia, io ti faccio una domanda prendendo un po', diciamo, qualche battuta tua dal tuo repertorio. Ti chiedo, come stai? Stai bene? Sì, sto bene, sono Sei contenta. E tu come stai? Stai contenta? bene? Sono contenta, state tutti bene e sono molto contenta. Guarda, devi sapere che paradossalmente questo film è stato un po' è entrato un po' nella mia vita nel momento in cui iniziavo a lavorare come conduttore, come presentatore. E con i miei amici le prime battute che si facevano un po' gli stupidi sa, sui palchi fra di noi erano sempre queste: come stai? Stai bene? Sono contenta. Sono Un regalo contenta. fine per gente di classe. Insomma. Certo, quanti te ne fai dare? Quando si fa dare i fidellini, la bambina si caricherebbe il piatto proprio come un carro armato e io subito la fulmino. Quanti te ne fai dare? No, vabbè, Vai a prendere uno yogurt che ci fai pure pranzo, vai. Capito? Sta madre paranoica con sta ragazzina che ovviamente più io la pretendevo magra e sfinata e che più poi lei questa voleva sta fare la bufana ballerina che è di tipico dei... Fantastico, se non sbaglio, la bambina. La bambina è meravigliosa, Eleonora, ancora il vero nome della bambina d'attrice, ancora mi scrive, mi ha scritto poco tempo fa per salutarmi, quindi Ok. insomma,
Quindi no, ma infatti quel film è uno dei miei film preferiti, perché poi sono quei film che ti riguardi spesso coi parenti e dici cacchio, quanta verità c'è in questo film, a parte il finale, no? Dove i genitori vengono Ma fatti sai, fuori. invece io, anche io, a parte quello, stiamo parlando di un capolavoro assoluto e Certo. secondo me è l'ultimo grande film di Mario Monicelli. Molto E bello. tant'è vero che anche lui stesso l'ho amato molto. Io ho scoperto poco tempo fa che lui, in una dichiarazione, quando chiesero qual è il film a cui è più legato, disse che Parenti e Serpenti gli era rimasto particolarmente nel cuore e io proprio non mi sarei mai aspettata una cosa, anche se io Mario l'ho continuato a sentire, ci siamo Ok, sentiti certo. sempre, ma Mario era burbero, era toscano, quindi non ti dava soddisfazione, non ti diceva mai e questo è il mio film, no, lui lo Ok. capivi, anche se a me mi ha detto sempre delle cose meravigliose, quindi sono un Sì, po' no, ma poi birichina a hai. dire questa, no, lui personalmente, artisticamente, lui mi ha detto delle cose che non, nessun altro mi ha mai detto in vita mia, non se non altro Quindi così è anche una puntuali. persona che è rimasta piacevole a te, diciamo, nei pensieri, nei ricordi. Ecco. No, io lo adoro e non uso neanche il passato perché io ancora se Perfetto. parlo con Mario, Ah, ecco, passo perfetto. davanti alle foto che ho in casa e gli dico: te ne sei andato tu, mo sono rimasta sola, ma. Guarda, bella cosa, mi ha anche un attimo messo, mi ha anche un attimo Anch'io. emozionato perché, guarda, comunque Cinzia, Va cambiamo bene, discorso, se no riprendiamoci qua perché io e the show te must go on, anch'io diventa sto Maria avuto un De Filippi, momento. iniziamo a piangere, mi sono questi programmi, no, invece no, diciamo, allora facciamo così, facciamo un attimo un refresh della tua carriera breve breve, no, tanto perché comunque è giusto che vada fatto. Tu, infatti, i tuoi debutti teatrali iniziano nell'81 con questa commedia Polvere di Stress. Ok, poi Sì, invece. Sì, dimmi, dimmi. che in realtà era, non, è un po' difficile, la linea è un po', non so che cosa c'è, un po' disturbata, quindi chiediamo scusa se ogni tanto sentono delle pause illogiche, No, ma sono tranquilla. date da intersezioni tecniche. Ma quello era un gioco, io lì ho ammesso di voler fare l'attrice, ma quello era un saggio con le amiche mie da scuola di Sì, infatti danza. io ti dico proprio come esordio da palco, cioè la prima volta che hai toccato un palco, qualunque tipo di palco. Poi diciamo è Ma la tua. no, no, l'avevo toccato sempre nella stessa maniera, in maniera assolutamente non dilettantesca, cioè Certo. come chi non avevo ammesso, io volevo fare la psichiatra, Ah, cioè figurati. proprio perché a me l'idea di dire, io mi ricordo una cosa, in Colonia da piccola, una volta, sai una di queste bonette che adesso è pieno, no? Di queste che poi mi disse, tu che vuoi fare da grande? Io la guardai e proprio per provocazione dissi, il benzinaio. E Benzinaio. poi sì, perché si capiva questa che avrebbe detto, lo sapevo che dopo 2 minuti, quando gli ho domandato io, tu che vorresti fare? Lei, l'attrice. E Eccoci. io ho pensato, io no, mai. Vai, la benzinaia proprio, in due parole. Sì, ovviamente all'epoca la benzinaia poi sono migliorata, volevo fare la psichiatra, ma era una Eccoci. cosa provocatoria perché la trovavo comunque il fatto che ovviamente tutte volevano fare l'attrice, no? Tutte Era un perché in sogno così realtà no. comune, eh? Ma e purtroppo sì, nel senso Ok. che non l'attore che poi alla fine è uno che interpreta la realtà, Certo. ma perché quando quello che poi ha scoperto in questi 20 anni, ragazzi, perché essere attori vuol dire essere famosi. Quindi è una Ok. maniera per essere, per acquisire importanza senza aver fatto veramente nulla per acquisirla. Cioè, questa è stata un po' la psicosi di questi anni, no? Cioè, nel senso che Sì, tutti finito. volevano diventare attori e in effetti poi alla fine tutti ci sono diventati e cantano tutti, voglio dire. Sì, questo Mo, è vero. Cioè. siccome hanno, cioè, poteva rischiare che qualche stonato c'era nel paese, hanno attaccato con la cucina, che veramente cucina chiunque, a parte mio fratello e altre tre che Allora, conosco. ecco, allora, facciamo così: questo fattore delle cucine. Infatti, è vero, perché tantissimi anche personaggi televisivi, magari non attori, ok, ma di qualunque tipologia, no? Parliamo anche di personaggio e basta. Tutti quanti fanno programmi di cucina. Tutti quanti. Quindi, Io Cinzia. ritengo che Vuoi fare anche tu un programma di cucina a questo punto? no, ecco, io ritengo che una televisione che dalla mattina alla sera prima manda in onda, io ho visto Capodanno un secondo perché gli sono passata davanti e c'era mia cugina, tua cognata e altri parenti, c'erano tuoi che miei più di altri nel palazzo che cantavano Ok. tutta la notte di Capodanno col karaoke sotto.
letto, e Ok. poi l'altra sera invece sono andata a dormire la sera con Daria Bignardi che mi aveva mangiato i tortellini con un cuoco di cui non mi ricordo il nome. Mi Ok. si era rotta la sveglia la mattina, ho acceso la televisione per vedere che ore erano e la prima parola che ho sentito è stata Sogliola. Allora, quando una televisione manda solo in onda gente che canta e gente che cucina, è molto semplice, è una televisione che non ha nulla da dire. Ma sai, ora è tutto formato da talent comunque, da tutti i programmi o comunque Che è una semi-reality. maniera per non fare la televisione, ragazzi, o me riviamo, se ma che davvero stiamo seriamente a parlare dei talent? Il talent è una paraculata. Ah, non è che uno deve pensare che è un'intuizione sociologica geniale. No, no, Il talent certo. è un modo per non fare la televisione, per non pagare la televisione, per non pagare i costi di una televisione. Tu metti dentro 5.000 persone che è ovvio che tutti vorrebbero cantare, poi è chiaro che ci stanno delle voci straordinarie. A un Certo. certo punto però dovremmo chiamare gli immigrati per fare qualcuno, per metterci qualcuno che ci ascolta. Davvero. Anche perché c'è Capisci? il Perché problema dovranno di... fare trasmissioni di provini per gente che ascolta e magna. Vero. Anche perché poi ormai di questi tempi stanno uscendo talmente tante voci, no? Parliamo di voci in questo momento, che poi alla fine, sì, è vero, in tanti Hanno hanno ammazzato la bellissima voce, musica, però, Maurizio. boh, non si capisce più. Cioè, sembra quasi che tutti possiamo tranquillamente andare a cantare, tutti possiamo andarci a Ma esibire. c'è, vedi. Tutti possiamo cantare, io ho scritto uno spettacolo che ho appena finito e che è Miss Orient stata la Express? gioia della mia vita, esattamente, Ok. nella quale ho individuato nell'avvento del linguaggio informatico la chiave della democrazia, che forse è stato il più grande passo che l'uomo abbia compiuto fino ad oggi e che ci permette di fare anche questa intervista in questo momento. Questo però, attenzione, da lì a... Tutti, certo che tutti cantiamo, certo che mia cugina ha una voce bellissima, certo che questa de fianco non sai come canta. Il problema non è trovare delle nuove voci. Successo? Ecco, ogni tanto c'ho dei Vai suoni, voi tranquilla, ci sei c'avete, sempre, ci no, sei voi sempre. c'avete questi marchi ingegni tecnologici che però ogni tanto sento uno giapponese che mi dice le notizie del Giappone, ecco, d'avverto di questo. Quindi... Ovvio. Ovviamente il Bene. problema è la musica è un'altra cosa dal fatto che mia cognata ha una bella voce. Certo. Ok? Cioè questo aver usato per riempire gli spazi vuoti che invece andavano riempiti culturalmente, che non vuol dire rottura de palle, ma vuol dire con argomenti, con chiavi anche leggere, interessanti da ascoltare, hanno ammazzato il mercato della musica. Sì, è anche vero che credo che ormai nessun cantante guadagni più, cioè nel senso è vero No, anche ma che è non cambiata la tipologia di parlo del guadagno mercato, del cantante, parlo della musica. Chi se ne frega del guadagno del cantante? Non si può continuare a parlare dei guadagni. allora, Cioè, non c'è. posto Cinzia, Sì, il se tour, riusciamo a capire quando parli te, quando il giornalista giapponese si sì, Quando, vai. allora, aspetta, digli al giapponese di sta zitto, perché io purtroppo non lo sento, qui torna tutto bene, eh. Ti dico la verità, si sente tutto benissimo, quindi non lo so come mai si vede la linea telefonica, però detto questo, il discorso che fai è vero, è reale, è concreto, è come poterti dire anche o darti torto, no? Nel senso, hai ragione, ormai siamo, come dici te, negli ultimi 20 anni la televisione è talmente cambiata che è facile per le persone arrivare, non c'è più una costruzione anche una costruzione Perdonami, lavorativa della persona. perdonami, perdonami, no, 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 se non me lo banalizzi, io non ho detto che il problema è che è facile per le persone arrivare, no. Ok. Ragazzi, attenzione, chiariamo questa cosa Vai, perché vai, non è tranquilla. questo. No, non è questo. A me che la gente arrivi facilmente, sono contentissima perché nessuno ruba niente a nessuno, fermi un Certo. attimo. Cioè, quello che fanno gli altri, io non lo farò mai e gli altri non faranno quello che faccio io, ma non perché io sono particolare, perché ognuno fa una cosa diversa dagli altri. Quindi non c'è nessuna rabbia da parte mia in questo Ok. Ok, senso. no, vabbè, ci mancherebbe poi, no, No, uno non non potrebbe è essere una rabbioso. questione facile per la gente arrivare, assolutamente no. Non è questo il punto. È che in qualche modo nel momento in cui la musica è allungata su una tavola all'infinito come se fosse una pasta sfoglia,
non c'è più ricerca musicale, questo ti sto dicendo, è diverso. Cioè, non È è, vero. cioè la musica utilizzata in televisione, perché è giustissimo fare i talent, non è assolutamente quello, per farne 556.000 su ogni canale può essere Quello è problematico. vero, anche questo è È vero. questo che sto dicendo, il fatto che la gente arrivi, ma non ha tolto niente a nessuno quello. Allora, Tutti Cinzia. pensano che sia questo il problema, non è questo. Allora, Cinzia, invece ora voglio farti smorzare un po' il tono. Ti voglio fare un attimo rilassare e farti ridere un pochino di più, ok? Ti faccio una domanda, ok? Molto semplice. Secondo te, perché tu piaci al popolo gay? O comunque perché tu piaci ai gay? Cos'è che piace di te, secondo te? Mi hai fatto una domanda che non, Non so manco risponde. io credo che in realtà non piaccio solo io ai No, gay, no, 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 e no. Io oltre non al sto fatto parlando che di tu calcola, unicità, eh. Non sto parlando di unicità. Cioè, io ti dico, però sai, quando io mi trovo a e scegliere dei calcola anche questo, personaggi. io non sono una, perdonami, io Certo. sono un'appassionata, non ho alzato nessun tono, cioè anche perché per telefono è ancora più No, difficile no, fare no, ma una cosa del tranquilla, non ci genere. mancherebbe, sono Quindi, buono. però probabilmente, diciamo che hanno sempre detto che in qualche maniera io ero un'icona, no? Ok. Perché ovviamente la meccanica dell'essere gay, che è quello di, in qualche maniera, di desiderare un'identità che si sente e che non corrisponde a quello che tu sei, ti porta in qualche maniera, quello che tu sei in qualche maniera, nella tua realtà, ti porta a cercare delle identità definite che ti rappresentino. Questo è vero. Però sai, Non io so se ti. sono riuscita a Hai spiegarmi. capito molto. Eh sì, hai capito, hai spiegato molto bene. Cioè, Però ti non a dico. caso poi piacciono tutte le identità estremamente definite. Sì, questo è vero. Ma infatti. Perché sono un'espressione dell'essere gay. Questo è vero. Infatti, io quando mi trovo, diciamo, a scegliere, no? Quando mi trovo davanti con degli amici, di solito mi raggruppo per dire, ragazzi, a chi potrei chiedere, no? Di quelle che più interessano. Te sei stata una di quelle che appena è uscito fuori il nome, tutti quanti ci siamo illuminati, no? Quindi, ah, Cinzia Leone, ma e ci è scappato anche da dire, ma lei è una frociarolona, no? Pur poi, in realtà, non sapendo bene quanto tu fossi, diciamo, poi mischiata nella movida gay. Io non so se hai anche te amici, magari c'è il tuo miglior amico o cose No, del certo, genere. ma ne ho talmente tanti, anche se mi fa ridere di sta frase, perché la dicono tutti. Io ho un Ok. sacco di amici gay, Sì, no, ci vabbè, fa credo, ridere, però è ma vero, non no? In questo. perché sono un circolo, No, ma no, perché no. giustamente stanno spesi nella realtà da tutte le parti, purtroppo anche molti di quelli che non l'hanno mai detto, che se invece lo dicessero, mi riferisco soprattutto agli uomini, non farebbero un sordo di Ne danno. uscirebbero fuori tantissimi, ancora di più, secondo me. Questa era una battuta e nient'altro, ovviamente. Però al di là Eccoci. di questo, non, cioè, la persona con cui scrivo, quello che io definisco il mio figlio artistico, che è la persona con cui scrivo tutti i miei spettacoli, cioè non c'è neanche bisogno di fare l'appello delle persone gay che frequento, che sono una cifra, quindi Ok. non, ma non è che mi disegno perché sono gay, No, sono no, va amici, bene, quindi era mi per chiedere, disegno era come comunque per chiedere. amici, E quindi diciamo una capisci? frociarola a tutto spiano, come suol dire. Diciamo frociarola, sì, de fatto sì, molto frociarola, ma ripeto, c'è anche da dire questo, Sì. che spesso ritrovo, e non assolutamente questo non è estendibile a tutti, ma per esempio il ragazzo con cui scrivo, che è una testa strepitosa e che è molto più piccolo di me, ecco perché io lo definisco un figlio artistico. Ok. Sai, io non scelgo le persone in base al fatto, io scelgo le persone in base alla testa e a quello che riescono a darmi. Certo, giustamente. Quindi automaticamente non, poi sicuramente sono una frociarona, nel senso che invece diverto una cifra. Questo sì, Vabbè, cioè da questo donna, sì. dai. Questo sì, ma perché in realtà c'è uno spirito gaglio nel vero senso della parola nel fare le cose. Vabbè, almeno è anche un po' più festoso, diciamo. Quindi sono anche persone, diciamo, un ragazzo simpatico, diciamo, questo figlio artistico, no? A questo punto, Beh, visto ma che non stai è solo riferendo lui, cioè voglio a lui. No, dire, no, se però vado vedo dal che mio sei molto più parrucchiere a vicino a lui, dirmi magari come. ora in questo momento, quindi ti veniva di spunto lui, magari parlandone. Quindi ci sta tutto. Allora, invece, Cinzia, facciamo un giochino, una scemata, ok? Ti do 15 secondi di tempo, ok? È un test per vedere
il tuo potenziale da Frociarola, ok? Ti do 15 secondi di tempo. E tu in questi 15 secondi mi devi dire, per favore, almeno tre titoli di tre film a tematica omosessuale, italiani, europei, mondiali, famosissimi, ok? Okay. Ci sei al via? Senti, ma sì, adesso sì, spero che mi vengano in mente tre. Vediamo, vai. Quindi quanto tempo in 15 15 secondi? Beh, secondi. Uno. vabbè, ma siete dei iene però. Iene Vai. cattivissimi. Uno, Mamma due, mia. tre, via. Allora, le fate ignoranti. Ok. Filadelfia. Ok. Il motto guarda il terzo quando mi arriva e qualcosa è cambiato. E Ripeto, allora. uno dei più bei film che io abbia mai visto, qualcosa è cambiato, è veramente un Io di film quelli che hai menzionato amo meraviglioso. molto, sono molto affezionato a Filadelfia. Ti dico, una storia struggente, perché poi, mamma mia, davvero ti senti male a vedere quel film, Sì, però una storia ti giuro. bellissima, Tom Hanks è fantastico, c'è una cosa veramente assurda. Ora, quindi, allora, ti posso dire ufficialmente che con questo piccolo giochino ti sei aggiudicata il titolo appieno, quindi puoi dire ai tuoi amici gay Su Frociarola, che ormai sei Frociarola ufficiale, basta, proprio... su Frociarola, Basta, è andata. sono molto 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 Frociarola, Senti, ma lo sai, una Frociarola. delle tue imitazioni che mi piacciono di più, che riguarda un po' gli anni 88-89 per la TV delle ragazze di Serena Dandini, è Santina Palermo. Non so se ti viene in mente fra le tante cose. Ma certo, sì, sono Santina, ho 21 anni, sono la prima ragazza di 21 anni che è stata in giro a guardare le vetrine, sono la prima ragazza di 21 anni che è salita in macchina, sono la prima ragazza di 21 anni che ha fatto la spesa, sono la prima ragazza di 21 anni che ha 21 anni, Che va ha 21 bene? anni. Esattamente, perché Ma rompe dai Sabrina palle questa Salerno. storia dei 21 anni che Ma non si Sabrina poteva Salerno fare, ti ha che mai sarà detto mai, c'hai 21 qualcosa? anni, Cinzia, dimmi. Sabrina Salerno ti ha mai detto qualcosa dell'imitazione? No, assolutamente, Mai, nemmeno scritto tipo per assolutamente. dirti simpatica o Mai, vai a cagare. mai, assolutamente, ma io ne ho fatta poi una, sai qual è il discorso? Che non essendo poi alla fine delle vere e proprie imitazioni, ma essendo in realtà delle, mo scusa se pare che dico una parola pesante, delle No, metafore dei personaggi che erano utilizzate più per raccontare un modo di essere certo. che per cercare, no, non hanno, no, ti devo dire la verità, non ci ho avuto grossi problemi. Tranne mai, nessuno si è mai arrabbiato un po' la dell'era, ecco. Ah, la dell'era invece. Frociarola. Vabbè, la Io, dell'era, che però per me. era bella come tutta la faccia che facevi, mi faceva schiantare, mamma mia. Ma perché la verità è che una così, ma quando rinasce, No, sai, vabbè, ma per poter fare un personaggio del genere che è meraviglioso e pagherei davvero. qualunque cifra per poterlo rifare, ma farla vivere al di là del fatto che lei possa fare ancora delle cose o meno, perché è talmente meraviglioso il personaggio. Sì, no, fa Infatti, davvero come mi hai detto sbellicare la da parola ridere. Frociarola, mi sono immaginata con i capelli lunghi, con la gamba allungata in ginocchio, come si metteva lei, queste cose assurde appena la nominavano, Sì, che ma erano le infatti cose lei è da una diva. frociarola, anche lei è considerata un po'. Su Frociarola, chi so io? Sono molto, 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 molto Frociarola. Ed è meravigliosa, Senti, meravigliosa, ma Frociarola. come si chiamava sempre nel programma della Dandini? Forse era Avanzi, la signora delle... Dalle 8 Dalle 8 alle alle 8 a lei stavo pensando, la signorina Caroni. La signorina Lo sportello è aperto dalle 8 alle 8. Ma quella... E con lei, secondo me, non sarebbe stata una naturale Frociarola. Lei mi sarebbe molto divertita. Mi sarebbe molto divertita, te prego, questo segnatevelo perché voglio capire che Mo cosa ho segno. detto. Mi sarebbe molto divertita, mi dovete perdonare Mi se l'effono, se sarebbe no. molto Devo divertito. dire che mi sarei, volevo dire questo, mi avrebbe molto divertita, mi sarei molto divertita a immaginarmela. A parlare con un gay per un'ora tipo sulla spiaggia sotto all'ombrellone alla Mamma mia, Discoli, del perché mi immagino la tenerezza, perché poi alla fine la Maccarone era un personaggio tenerissimo, per cui lei è la pizza di fango del Camerun. Potrebbe essere una moneta, poteva essere gay. Questo Marco, per esempio, che sta molto 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 alto questa settimana, però ho detto, è venuto fuori che è gay. No, vabbè. È gay, Marco è gay, purtroppo
poi allora, siccome la pizza ne fango una patacca di Macao, non sono d'accordo, hanno litigato in discoteca. Eravamo lì, facevamo il serpentone monetario, stavamo a ballare Brigitte e Bardot, e purtroppo si sono menati. Era Marco con la patacca di Macao, purtroppo si sono menati. Quindi mi Andata. divertiva l'idea di vedere la Vaccaroni alle prese con il problema, con il, tra virgolette, no, col problema, con il nostro, per esempio. Lei che cosa pensa, signorina Vaccaroni? Avrebbe messo subito una tassa Mamma, della ma poi libera con quel adozione. timbrino sul vetro ovunque, com'era? Pom, 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 che la picchiettava ovunque, tipo. Lei si timbrava perché aveva questo timbro. Questa era una cosa che mi era venuta per gioco appena avevo visto questo timbro, che ho Ok. cominciato a timbrarmi dappertutto. No, sì, infatti ho visto che è un po' sfogata, diciamo, che poi quegli anni lì della TV delle ragazze, insomma, anche il cast di cui era No, quello era formato il già programma avanti. era. Aspetta, fermati, Mauriziano, quello era già avanti. Sì, no, lo Quella so, io sto era facendo io la un passo signorina indietro, Vaccarone, eh. non era più TV delle Sì, ragazze, era infatti l'avevo avanti. detto anche prima, sto facendo io un passo indietro, sto facendo io un passo indietro, però sì, questa della signora Vaccaroni era avanti. Però dicevo, già dalla TV delle ragazze, il cast che era, che eravate voi ragazze, diciamo, con la Dandini e tutte le altre, e poi un cast di tante donne che, diciamo, sono veramente anche loro grandi attrici o comunque bravissime attrici. Ma quello è stato un momento magico. Ecco, vedi, ti faccio una differenza. In quel momento, per esempio, un cast di attrici comiche tutta al femminile era contestualmente a quel momento una trovata, no? Ok. Perché? Perché tu mettevi una cosa nuova che in quel momento non, perché le donne comiche ancora non erano entrate nel mercato. Ok. Ecco, quello che manca adesso in televisione è una sperimentazione nuova, intelligente in questo senso. Cioè, non cercare soltanto delle cose che già si sa che piacciono, no? Tipo, ah, tu gli fai quello, ah, poi gli metti, ecco, Colorado, Made in Sud, che poi alla fine sono uguali, Certo, sono tutti sono molto tutte simili. uguali. Questo è Cioè, non, vero, scusami, non ho quindi sentito. no, dici bene, non c'è più sperimentazione Non televisiva c'è anche nel proporre qualcosa sperimentazione di per intelligente e nuovo. qualcosa di dove si Ma capisca che ti c'è faccio, qualcuno che ora ha mi viene pensato. spontaneo chiederti, no, a questo punto, ma se tipo io, no, ti dicessi, fossi, che ne so, un produttore, ti dicessi: guarda, Cinzia, hai uno spazio televisivo tutto tuo, devi sceglierti orario, nome del programma, se è un programma quotidiano, se tutti i giorni, se è solo domenica, se è solo un giorno della settimana, se è serale, il nome, che programma tireresti fuori tu invece? Beh, tesoro, no, non lo dico al telefono adesso qui, io Ah, già no, l'ho no, è vero, fatto. scusa. No, cioè nel senso che tirerei fuori dei programmi, ma io già ci lavoro, faccio delle No, no, proposte, no, ma io quindi non ti quel. dico, cioè non ti dico di dirmi, diciamo, quello che tu dovrai portare dal lavoro, no, però ti dico, sarebbe un programma, di informazione, sarebbe un programma di satira, sarebbe Ma un certo di programma. satira, cioè nel senso che sicuramente, e l'ho già fatto sul web e adesso lo riprenderò sul web tra l'altro, Ok. ma avendo poi capito delle cose che è Disorient Express, il telegiornale disorientativo contemporaneo, nel senso che ti dice la notizia e contemporaneamente ti dice che non è vera, quindi non è Boom. nello stesso pacchetto. Ok, quindi ok, allora era Che tanto per farmi un'idea, visto che si parlava un po' di televisione, no? In questa maniera qua ero curioso anche di sapere un po' quale sarebbe stata la tua proposta, che poi può sempre essere diversa magari da quella del passato, per questo volevo rassicurarmi che No, fosse sì è satira. diversa. Cioè, Maurizio, aspetta, dico una cosa. Cioè, volevo dire questo. Non, certo che è diversa. Posso dirti che a me oggi defai i personaggi non me ne potrebbe fregare meno più. Anche perché è cambiato proprio l'approccio televisivo, quindi Questo è delle vero. persone. Quindi c'è, cioè, inutile, e c'è stata un'inflazione di personaggi rifatti. Oggi, secondo me, io andrei proprio da un'altra parte. A raccontare cose, non c'è bisogno di continuare a mettersi i parrucconi in testa, che peraltro già appunto molti se li mettono, voglio dire, c'è Crozza che lo fa per un'ora tutte le settimane, quindi non, e non solo lui, quindi non, oggi andrei proprio a usare la satira per quel grande potenziale che la satira ha Ok. e che sono idee, appunto, che ce ne sono.
ma tantissime che si potrebbero fare comicamente e piene anche di contenuti, fra virgolette, interessanti, intelligenti, umanistici, che fanno ridere, che fanno molto ridere, Che c'è bisogno capito, anche un po' Simone? di Fa una ridere, gara di dai. sfighe dove ognuno è sempre convinto che la sfiga sua è peggio di quella degli altri, no? Mamma mia, questo è Non hai mai bellissimo. provato a incontrare uno che ti dice ieri sera io in ascensore sono entrata, ciao Ok. Ci, come stai? E io un po' stanca, quello tutti! Cioè, quanta gente ti chiede come stai, poi se tu gli dici una cosa, gli rode il culo, scusami se lo dico, Sì, e no, quindi no, ti fa, tranquilla. quello tutti! E ho capito allora che mi chiede a fare come sto, No, se ma mi chiedi come stai, è un po' stanca, quello tutti che c'entra! Allora, quello che ti fa Sarafanculo ridere. proprio. Cioè, Ma no, appunto ti fa ridere il fatto che in realtà poi ognuno quando ti chiede come stai, te vorrebbe dire, o sai come sto io? no, come stai? Come dici? Allora, no, beh, voglio dire, questo era soltanto uno spunto che poi, che, ecco, su questo, secondo me, cioè, si può fare una trasmissione, su uno spunto del genere ci si può fare una trasmissione sul bisogno che in realtà tutti abbiamo, che è anche in qualche maniera un bisogno, no, poi struggente, tenero, che abbiamo di trovare la nostra importanza nel mondo e di scoprire che gli altri ci vogliono bene. Ora, se tu Questo è lo bello. guardi dal punto di vista comico, ma sai quanti momenti della giornata di tutti ci ritrovi che sono delle bombe di comicità che in realtà raccontano solo questo? Questo è vero. Questo è vero. Ecco, Cinzia, mi queste stai sono le tematiche. mentalmente mi stai dando talmente tanti input in questi momenti, in questo momento che sono un attimo no, fuori fase, però mi stai dando un sacco di input che forse non avevo nemmeno pensato bene. Quindi guarda, da una parte ti ringrazio pure. Mi stai facendo ragionare Ma un po' in una maniera figurati, però poi diversa. è interessante parlare, no, con gli altri per questo. No, Cioè, no, sai qual è infatti, il cioè, qui forziere stiamo a più fare quattro chiacchiere, inesplorato? quindi cioè, mi fa anche piacere sentire uno spunto diverso dal mio e magari pensare che in fin dei conti, che poi è veramente così come stai dicendo. Comunque mi ritrovo molto anche nel tuo pensiero, ti dico la verità. Senti, Guarda, Cinzia. io credo che il più grande forziere, non a caso i miei spettacoli da anni, che sono poi degli spettacoli, non so, l'ultimo, mamma, sei sempre nei miei pensieri, spostati, Allora, che è il sull'umanità, flyer, io non ho visto lo no? spettacolo, ma il flyer è una ganzata. Il flyer c'è la grafica di tutta dalla nonna alla bambina, tutte con la faccia È tua. certo, perché è la vera eredità. Sì, Che esatto. la voce dell'amore della prima madre poi diventa la voce d'amore della prima figlia, che poi diventa la voce d'amore della seconda madre, cioè proprio è così. Quindi Stupendo. ognuno di noi, senza rendersene conto, in realtà porta e dà al mondo quello che ha ricevuto dalla propria madre. Questo è vero. Quindi ecco, io credo che il più grande forziere comico che finora è restato assolutamente più inesplorato è l'interiorità umana. E ti assicuro che c'è da ride, ma a dei livelli, perché nulla è più contraddittorio e comico delle nostre aspettative rispetto alla vita. Questo è verissimo, guarda, è veramente vero. In quello che dici sento un po' tanta verità anche perché mi vengono in mente, ora mentre dicevi così mi viene in mente anche magari qualche episodio mio o di qualche mia aspettativa e magari a ripensarci ora, ma diciamo, E certo, mi ma ci viene un po' anch'io, da eh. ridere, mi ci viene un po' da ridere. Ma anche a me, certo, ma sai quante volte io mi becco a dire delle cose che in realtà io ho fatto un minuto prima ed è proprio grazie al fatto che me ne sono resa conto che la posso condividere nel vero senso della parola con gli altri. Questa è una bella cosa. Cioè, proprio è questa la chiave della potenza della comicità, che ha una potenza anche sociologica, che è stata completamente sottovalutata. Io adesso ho fatto questo spettacolo, mamma, sei sempre nei miei cieli, spostati in Sardegna, a parte che l'ho fatto, ma tantissimo anche in Toscana, tra l'altro ovunque, ed è stato uno spettacolo che ovunque ha fatto proprio un cratere, ha lasciato dove è andato, perché? Perché è l'argomento che è importantissimo per ognuno di noi, perché per chi non è importante il rapporto con la madre. Certo. E tutti mi stanno ancora scrivendo da Carbonia, per dirmi stiamo ancora a riflettere se siamo ammazzati da ride. Allora, con questo non voglio dire che io sono brava, perché faccio riflettere e anche ridere, per carità, però si può fare. E lo fanno anche gli altri, infatti, non sono l'unica, No, no, ma certo. assolutamente no, a manco per niente. Allora, però
Però è ora tipo che mucchio da una telefonata che ti avevo detto ieri mezz'ora. Quanto No, c'è infatti ancora? E non... mi è piaciuto perché ieri ti ho detto: no, guarda, sarà una ventina di minuti, 30 minuti. Ah, così tanto. Io mi sono anche impaurito. Ho detto: no, no, tranquilla, ci mettiamo anche meno. Bene, ti dico, sono passati 34 minuti e 45 secondi. Quindi credo che ti ho rubato anche troppo tempo, credo anche troppo. Però mi ha fatto piacere perché ti vedo bella, bella presa, quindi mi piace. Mi Quindi. piace, Mariziano, mi piace parlare con gli altri. Ecco, no, infatti, perfetto, io potrei starci anche ore, ma ovviamente dopo diventa una cosa. Ci Ci menano menano a te, vengono proprio lì sotto dove c'hai questo baracchino che ti sei congegnato, non so allora, già no, no, cazzo. ma te perché poi. Allora, Cinzia, io poi dopo lo trasmetterò su. Cioè, domani sarà visibile, diciamo, su internet. Io ovviamente ti manderò il link così lo puoi guardare. Magari te, ovviamente, non conosci il mio blog, Quattro Chiacchiere con Maurizio. Queste quattro chiacchiere, come hai visto, è proprio un modo di comunicare molto più basilare. Ok, io ti Certo. faccio anche qualche domanda sulla carriera, però poi ci centriamo su altri discorsi. Addirittura a volte mi piace intervistare mentre sto nel letto, a volte mentre sto nel bagno, proprio come se fossero quattro chiacchiere con un'amica comune o comunque con una persona con cui mi fa piacere chiacchierare. Quindi è Certo. tutto fatto in maniera molto simpatica. Però, Cinzia, mo io ti devo lasciare veramente perché sono passati Eppure io, 35 certo, a minuti, un certo quindi. punto tocca che smettiamo, se no Tocca, se tocca no chiamare qua, la polizia. poi se vuoi ci chiamiamo. Tocca chiamare la polizia, Maurizio, dammi retta. Però, Se allora, viene ci separa. infatti, però ti ringrazio anche per l'invitazione che mi hai fatto qua perché io mi piaci molto, sono cresciuto, io sono, non sono adulto d'età per fortuna, però diciamo sono cresciuto con mia mamma e i film dove palesemente c'erano i selvaggi che l'ho visto tipo 20.000 volte, insomma tantissime altre cose che ho visto, quindi mi ha fatto piacere poter riuscire finalmente a parlarti. Io ti lascio libera, sei ufficialmente una frociarola italiana, quindi te ne puoi vantare da tutte le parti. Sappilo, anzi, ti invito ad agosto. Se non sai cosa fare della tua vita, sappi che c'è proprio il concorso Miss Frociarola, ma che poi ti spiego magari in un altro momento, che è molto simpatico da vedere. Almeno vedi anche come lavoro io e ti fai un'idea. Va Detto bene, Miss questo, Frociarola lo trovo fantastico, Miss Frociarola è bellissimo, no, fa ma te non hai veramente ridere. capito. Guarda, se hai tempo, ti capitasse, vai su YouTube e scrivi Miss Frociarola, ti compaiono i video delle donne che hanno partecipato al concorso. Un minuto e mezzo a Pazzesco. video, capisci i soggetti che hanno partecipato ogni anno per il titolo di Miss Frociarola Italia. È da schiantarsi nel Meraviglioso. ridere. Quindi, Cinzia, Meraviglioso. ti ringrazio per il tempo che mi hai concesso. Io poi ad agosto sono a Roma per Miss Frociarola, te lo riscrivo se ti fa piacere, sei invitatissima. Grazie di tutto, che ti devo dire, buona giornata. Anche a voi ragazzi, grazie e vi do un abbraccio e spero di non essere stata, perché parlo troppo, parlo sempre troppo, non mi sto mai zitta. Va Sei bene? fantastica, è inutile che tu dica, tanto lo sai, sei fantastica, quindi punto. Se hai parlato tanto, mi fa piacere perché vuol dire che stavi bene, quindi sono contentissimo. Questo è sicuro. Cinzia, un Buona bacione, giornata, buona bellezze, giornata. godetevi il sole caldo. Mamma mia, davvero me lo vado a pigliare un po' che sto bianco come un cadavere. Anch'io tesoro mio, ma te vorrei pure ricordare che sui primi d'aprile, mo pensate, se neri è Sì, vabbè, veramente ma troppo, sono bianco dai è che tempo, davvero tesoro, accanto a dai è un. tempo. Sì, ma Cinzia, sono bianco che accanto a un muro non mi vedi nemmeno, sembra un camaleonte, cioè. Tesoro mio, d'inverno siamo bianchi, d'estate ci Ma insomma, abbiamo. sai cosa? Mi confondi perché condivido casa con una coppia di giapponesi e una ragazza asiatica e un sardo. E tutte le loro pelli sono scure, quindi io, messo a confronto a loro, mi sento sempre a disagio, quindi forse per questo mi viene del bianco. Però, detto Tesoro, sai di questo. che colore è la pelle di Dio, non te la ricordi? È nera, rossa, gialla, bruna, bianca, perché, capito, Dio ci vedo uguali davanti a sé. Quindi voglio dire, certo è quella bianca, e la nera c'ha la nera, e quell'altro è giallo, meno, e me, quell'altro... meno complessi, mettiamola così, meno Ma complessi. sì, ma lascia il tempo, è aprile, è finito Natale da 2 ore, Sì, hai ragione capito, anche te. Pasqua da mezz'ora, muori fa l'estate. Mo' arriva l'estate, ma abbronzerò. Cinzia, spero di incontrarti prima o poi nella mia vita. Sicuramente sarà Presto. agosto. Ti ringrazio, un bacione, A buona voi, giornata. ciao dalla vostra Frociarola, Cinzia. Ciao, Ciao ciao, Cinzia. ciao, ciao. Ciao ciao.